Buongiorno a tutti e buon mercoledì, sono Claudia e come ogni settimana ci troviamo qua nel nostro bellissimo paese Peschiera del Garda. Allora, vi volevo ricordare i nostri approfondimenti storici che trovate ogni mercoledì sul nostro canale Facebook di Touring Peschiera. Oggi siamo qua per la pillola numero 10, ovvero il Parco Catullo. Guardate che spettacolo! Questo parco si trova veramente nel centro storico del paese ed è al centro del quartier militare asburgico. Volevo ricordarvi il servizio di audioguide che potete trovare tutti i giorni in 4 lingue: italiano, tedesco, inglese, ovviamente il nostro dialetto veneto. È possibile ritirarle o comunque noleggiarle in piazzale Bettelloni all'Info Point. Poi inoltre volevo ricordarvi che seguendo l'itinerario numerico che troverete sulla mappa che vi sarà data in dotazione all'Info Point, potrete trovare tutte le nostre tabelle e quindi avrete un QR code che potrete scannerizzare tranquillamente con il vostro telefono, quindi ovunque sarete potrete ascoltare la storia relativa a quel luogo. E poi vi ricordo anche che da quest'anno sono aperte le visite guidate, i walking tour di Peschiera del Garda. Sono delle camminate storiche dove vi mostreremo tutti i dettagli del nostro bellissimo paese, come dico sempre. Ci troviamo alla tabella numero 10, ovvero il Parco Catullo. Il Parco Catullo che, come ho detto prima, si trova nel cuore del nostro centro storico. Questo parco nel periodo medievale era destinato alla coltivazione degli ortaggi che servivano per il sostentamento della fortezza. Mentre nel periodo asburgico viene creato questo splendido giardino, questo giardino molto curato, suddiviso da questo viale alberato. E i borghesi asburgici adoravano passare il loro tempo libero passeggiando su e giù per questo splendido giardino. La cortezza degli austriaci è stato proprio inserire un elemento così civile all'interno di un quartier militare, perché ricordo che ci troviamo all'interno del quartier militare asburgico. Bene, e anche oggi spero di avervi dato qualche nozione in più. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona settimana e alla prossima. Ciao!